Presidente, ti ringrazio per la presenza. Grazie a te. Allora, che altro aggiungere a persone che da oltre un'ora sedute, fino a qualche minuto fa, anche col sole dritto negli occhi, però qualche considerazione personale e istituzionale tocca anche a me, la devo fare, la voglio fare, sono venuto con molto piacere. Peraltro per me ogni volta che mi date l'occasione di scoprire un angolo della montagna lo faccio sempre volentieri e quindi grazie anche di questa bella opportunità. Tutti hanno ricordato giustamente che comunque la spinta anche a ragionare insieme e a fare un passo avanti è nata anche dalla tragedia che abbiamo vissuto un anno fa. Grande filosofo Nietzsche ci insegnava che le prove che superiamo ci rendono più forti. Abbiamo superato questa prova, l'ha superata una comunità. Devo dire anche umanamente per me è stata una prova molto dura, perché trovarsi per la prima volta nella vita non eri il semplice spettatore che guarda in televisione. Pochi giorni fa è successo sul Monte Rosa, insomma di tragedie se ne vivono tante, vicine o lontane, ma non era semplicemente la questione di essere più vicino o più lontano, di conoscere le persone o gli amici delle persone, è che un giorno ti ritrovi ad essere la persona che guida una istituzione e che si sente addosso anche la responsabilità di organizzare questo mondo per andarli a ritrovare, cioè non sei quello che può stare semplicemente in televisione a fare il tifo, a sperare che tutto vada bene. Devi parlare con quegli uomini, devi incontrare le famiglie, e insomma devo dire che è stata dura, è stata davvero dura, spero di non dovermici mai più trovare, che nessuno debba più vivere queste tragedie, però devo principalmente ringraziare le famiglie che ci hanno aiutato a vivere anche questa tragedia nelle condizioni migliori possibili, perché pur avendo in quelle condizioni tutto il diritto di impazzire di dolore e di prendersela con il mondo, a cominciare da quelli che stavano lì e non li trovavano, hanno sempre contenuto ed espresso la loro preoccupazione, la loro ansia, il loro dolore, le loro lacrime con una compostezza unica che è tipica della gente di questa terra e che ha anche aiutato appunto tutte le realtà coinvolte nell'organizzazione dei soccorsi a poterlo fare nella massima serenità possibile, senza diciamo travalicare, senza indebite pressioni, rendendosi anche conto che le persone che poi vanno lassù, quando succede qualcosa, mettono a rischio anche la loro incolumità, perché non vanno in una condizione facile a fare le ricerche. Quindi è stato già ricordato, quel momento ha rappresentato, e di questo ne vado anche particolarmente orgoglioso. Devo ringraziare prima di tutti ovviamente il prefetto dell'Aquila, che diciamo, come istituzione e come persona ha assunto il comando delle operazioni, diciamo, il coordinamento delle operazioni, ma la regione attraverso l'Agenzia della Protezione Civile, il dottor Casinghini in testa, è stata diciamo, un attore protagonista di questo coordinamento con i sindaci, con tutte le realtà locali, e lì si è creata una collaborazione veramente mai vista, esemplare. Tutte le realtà e tutti gli enti che hanno partecipato lo hanno rilevato, quindi una prova di grande maturità di questa comunità che si è messa all'opera. E quindi se i frutti di quella cooperazione oggi portano i comuni a parlare tra di loro, a superare i limiti e i confini comunali di campanile, a ragionare insieme con altri enti, anche sul parco, lo voglio dire anche in questa occasione, intanto ringrazio il commissario che sta diciamo, terminando il suo mandato e lo ha raccontato con suo, anche con l'orgoglio e la passione con il quale lo ha portato avanti. È raro, non è semplice, non sempre accade, spesso anzi i commissariamenti sono il momento più basso di una della gestione di un ente, invece in questo caso questo commissariamento ha saputo dare anche la spinta giusta, perché poi i commissariamenti servirebbero in realtà a quello, cioè a riprendere una situazione difficile, a rimetterla in piedi, a riconsegnarla sana nelle mani di chi poi la deve gestire nell'ordinaria amministrazione. E quando tra qualche ora, pochi giorni, insomma il tempo necessario a sbrigare le pratiche, firmerò con molto piacere il decreto di nomina ratificando l'esito di un'assemblea democratica fatta dai comuni
per ricostituire la conduzione ordinaria del parco, io spero che questo possa davvero segnare vita nuova per il parco del Velino Sirente. Lo dico avendo dovuto anche fronteggiare, io per primo, essendo il capo della regione, il presidente della regione, quindi il capo dell'amministrazione, non solo sul territorio regionale ma anche nazionale, perché l'argomento è stato ed è tuttora oggetto di polemiche nazionali, una dura, diciamo, battaglia anche di comunicazione rispetto al destino di questo parco, da qualcuno dipinto come povero parco che viene flagellato, devastato da questi criminali della regione che tagliano migliaia e migliaia e migliaia di ettari, quindi come se il parco fosse finito, e l'immagine che si proietta naturalmente diventa un'immagine negativa di un parco che non crede in se stesso, che non valorizza, cioè come nel momento della transizione ecologica, l'Europa, il mondo intero, tutti a parlare di ambiente, di sviluppo sostenibile, eccetera, e voi tagliate, vai a raccontare qual è la storia del parco, le esigenze del territorio, perché c'era una perimetrazione che non aveva niente di scientificamente fondato. Poi sono il primo a dire non esiste il perimetro perfetto e non è detto che quello che è risultato dall'approvazione della legge sia necessariamente il perimetro perfetto e immodificabile, ma sono altrettanto convinto del fatto che se da oggi, grazie anche alle nuove regole che abbiamo imposto e accettato, messo nella legge su come si governa il parco, su chi lo deve governare valorizzando il ruolo di chi ci vive, delle comunità locali che non sono dei bambini immaturi, incapaci di comprendere la preziosità dei loro luoghi e quindi hanno bisogno dello scienziato che arriva dal salotto dei parioli e viene qui a dire come si alleva, come si coltiva, come si va in montagna, come si fa quando si fanno le escursioni, se si può fare un rifugio e così via. Insomma, qui c'è gente che queste cose le sa da secoli, se lo tramandano di padre in figlio, e è una benedizione che ci sia ancora chi invece di, come dire, fare la valigia e andare a vivere comodo sta in montagna, dove magari ancora oggi se nevica troppo fai fatica a raggiungere l'ospedale per partorire, come ci ha insegnato, non è che succedeva solo 50 anni fa o 60 anni fa, continua ad accadere che nelle zone più impervie si vivono anche queste difficoltà, o comunque si vive con questa idea che può capitare questa difficoltà e si mette nel conto della propria vita di poter avere questo tipo di problemi. E quindi a queste persone io penso che non si debba più di tanto insegnare che cosa sia la montagna, la natura, il paesaggio, la flora, la fauna, gli animali, ci crescono con gli animali, ci sono persone che li vedono la prima volta quando vanno allo zoo e c'è chi ci è cresciuto. Quindi io penso ho sostenuto l'iniziativa anche dell'assessore ai parchi Imprudente, di tutta la giunta che ha approvato la proposta di legge, di tutta la maggioranza che l'ha portata in consiglio vincendo un duro ostruzionismo, e l'ho fatto principalmente per il rispetto che devo alla gente che vive in questi luoghi, alle amministrazioni comunali tutte che hanno deliberato chiedendo l'applicazione di determinati confini, programmi, progetti, in presenza di un parco che, proprio perché non aveva mai voluto affrontare questo problema e questo dialogo, avere questo approccio, non a caso era commissariato, non era la prima volta che accadeva, perché si era generato un conflitto troppo forte tra le amministrazioni e la gente del territorio e chi avrebbe dovuto appunto gestire, guidare e presiedere questo ente. E la mia speranza naturalmente è che oggi affidandoci alle mani sapienti di chi appunto ci è nato, vissuto e ci continuerà a vivere per generazioni, questo parco possa diventare davvero quel volano dello sviluppo, quel di più, quel valore aggiunto per la crescita del territorio, e che magari, proprio perché tra un po' di tempo cominceremo a misurare gli effetti positivi e benefici di una nuova gestione, di una nuova capacità, di una nuova spinta propulsiva di valorizzazione dei beni del parco, magari chi sta fuori o chi è voluto rimanere fuori comincerà a dire toc toc, bussa e dice fateci entrare, perché è così che si vince la battaglia, quando si dimostra che essere parco è meglio che starne fuori, che essere parco porta davvero dei vantaggi, non è
letteratura, non è filosofia, non è chiacchiere che poi non si traducono in realtà, perché magari nella realtà parco ha significato, che non puoi ristrutturare il rifugio, che non puoi fare la staccionata se hai la stalla, che non puoi piantare gli alberi da frutto se hai deciso di cambiare colture perché la tua antica coltura non ha più un mercato e tu devi comunque vivere del prodotto della tua terra e così seguitando, beh, è chiaro che si sono create quelle condizioni per cui per alcuni il parco è diventata non una benedizione ma una maledizione. Io questa sfida la voglio vincere insieme a voi, cioè, ci siamo esposti a critiche molto molto diciamo qualificate ed elevate su testate giornalistiche e televisive di primaria importanza nazionale e anche internazionale. Abbiamo risposto doverosamente alle questioni e come raccontano le cronache, insomma, poi quando siamo stati chiamati a decidere, a votare, ad alzare la mano, ce ne siamo assunti la responsabilità. Spero che diciamo, questa comunità non tradirà questa fiducia, sono convinto anzi che saprà ripagarci con gli interessi facendo del suo meglio e facendo in modo tutti insieme noi saremo al vostro fianco per incrementare le occasioni di valorizzazione, di marketing, di crescita, per sostenere la nostra riserva naturale, la nostra prima e più importante riserva naturale regionale, parco regionale, in modo da dimostrare che un diverso modo di gestire, un diverso approccio e un approccio comunitario di partecipazione e di gestione del territorio può fare davvero la differenza e può diventare il modello sul quale insegnare magari ad altri come si sta su questo fronte. Quindi grazie e adesso ci godiamo gli arrosticini che mi sono stati promessi.